Benvenuti gentili telespettatori al Pala Fabiani di Formia per questo match di seconda giornata del campionato di Lega C Serie Gold. A fianco a me Giuseppe Capuano per commentare la partita. Riprese Cristian Aurilio. Ancora meglio. Un saluto a tutti voi, un saluto a Francesco Di Luna. Ben ritrovati, ci ritroviamo qui al Pala Fabiani o Pala Favoccia, come lo si voglia chiamare, una gara importante per questo Meta Formia Basketball, una gara che vede contrapposta questa volta contro l'Alfa Omega, una formazione che ha storia dalla sua parte perché è uno dei settori romani tra i più antichi, tra quelli che hanno disputato tantissimi campionati. Prima di iniziare, Francesco, credo dobbiamo andare a leggere sicuramente i due roster in campo. Sì, allora, per quanto riguarda il Meta Formia abbiamo Giorgio Di Rocco con il numero 0, con il numero 8 Giovanni Coronini, con il 10 Rodriguez, con l'11 Varga, con il 12 Maggiacomo, 14 Mannarelli, 16 Porfido, 17 Perez, 18 Norbedo, 21 Massaro, 24 Meschino. Coach Giovanni Di Rocco e vice Eugenio Polidori. Per quanto riguarda invece l'Alfa Omega abbiamo con lo 0 Francesco Zappalà, con il 4 Maras Ramai, con il 6 De Pasquali, con l'8 Loggia, con l'11 Tomassoni, con il 12 Ingrilli, con il 13 Di Pietro, col 14 Manzo, 38 Cardi e con il 70 Ciliberti. Coach Andrea Sardo e vice Agostino Afflitto. Tanto i direttori di gara hanno già i 3 minuti, non so se hai ricordato i due arbitri della gara. Sì, allora gli arbitri sono Bova Remigio di Roma e Faro Silvio di Tivoli. Meta Formia che ha iniziato col botto vincendo con Lanza, altra squadra che lo scorso anno fece un ottimo campionato. Il Meta lo scorso anno fece un grande campionato ma poi alla fine si ritrovò fuori in dei playoff stranissimi, dove addirittura la prima della classe, la Stella Azzurra Viterbo, andò out al primo turno. Quindi dei playoff lo scorso anno di Serie C Gold che sono stati veramente anomali, ma quest'anno ci riprova la formazione formiana, ci riprova con il ritorno al timone di coach Gianni Di Rocco, che vuole assolutamente centrare l'obiettivo, ci torna con una nuova presidenza, adesso il presidente, l'ex GM dello scorso anno, il buon Roberto Tartaglione, e ovviamente la società ci tiene a fare bella figura. Altra bella nota, il ritorno di Coronini, uno di quei giocatori che a Formia aveva lasciato un ottimo ricordo, era andato via quasi inaspettatamente nel corso della stagione andando alla Visnova, salendo di campionato, andando in Serie B. Quest'anno torna in C Gold con questo Meta Formia. Ovviamente ci sono le riconferme di Orbedo, di Perez, ci sono giocatori da scoprire come quelli che sono il frutto del vivaio, ci sono giocatori da scoprire come Varga, questo giocatore che è arrivato come ultimo acquisto ma si presenta già come un ottimo pivot, poi straniero, quindi bisogna valutare anche le capacità di questo giocatore arrivato da oltre confine. E poi ci sono quei giovani che devono scoppiare come Mannarelli, che nello scorso anno giocava a Scauri, non giocava a Scauri ma comunque era presente nel roster scaurese, e poi il ritorno di Porfido che era andato alla Servo scendendo di categoria, adesso torna a dar man forte alla squadra di coach Gianni Di Rocco e del suo vice Eugenio Polidori. Tutto pronto dall'altra parte, l'Alfa Omega, vogliamo spiegare anche l'Alfa Omega, una gran bella squadra, un gran bel settore giovanile, un gran bel settore romano, ma hanno secondo me Simone Manzo che è uno spreco, l'ex Scauri non è per questa categoria, è sicuramente un giocatore di altra categoria, un giocatore che può tranquillamente giocarsi la Serie B, lo ha dimostrato lo scorso anno a Scauri. Mi spiace vederlo qui, ma ovviamente buono per l'Alfa Omega che si ritrova un ottimo giocatore che lo scorso anno ha venduto cara la pelle. Voglio solo aprire una parentesi sul giocatore che vedi lì sul campo, si tratta del numero 24 Meschino, altro giocatore di altra categoria, sceso per dar man forte a questo Meta Formia, un giocatore che ormai è quasi sul finire della carriera e che potrà dare tanto anche nel settore giovanile, visto che lui quest'anno avrà altre mansioni soprattutto nel settore giovanile di questo Meta Formia. Hai detto Giuseppe, nel Meta Formia ci sono giocatori importanti, lo stesso Coronini che al match di debutto con Lanzio ha siglato ben 21 punti, lo stesso Edo Peruz che ne ha fatti 14, quindi
il Formia che è partito bene alla prima di campionato oggi si vorrà confermare. Intanto Francesco, i quintetti: Meschino, Porfido, Coronini, Perez e Norbedo per il Formia. Dall'altra parte c'è il numero 6 di Pasquale, c'è Manzo ovviamente. Intanto inizia la gara, pronti per palla 2, si inizia in questo momento, proprio Norbedo a prendersi il pallone. Dicevo, c'è Di Pietro col numero 13, il numero 6 l'abbiamo già detto, De Pasquale, col numero 11 Tommasoni e numero 0 si tratta di Zappalà. Quindi questi sono i 5 che Coccio Sardo manda immediatamente in campo. Tanto bello questo pallone sotto il Coronini, spara fuori per Norbedo, Porfido vorrebbe cercare la ripa, tenta la penetrazione, non va per lui. Non trova neanche il fallo più canestro, ma trova comunque un buon fallo. Credo che fosse, no, non è diretto a canestro, quindi sicuramente si prende palla al lato. Sì, lo stesso Porfido a giocarla per Perez. Lungo il perimetro Perez fa girare palla nel Norbedo, si gira e tira, proprio lo stesso Porfido, ferro solamente, dispiacere per lui, ma può ripartire Di Pietro, l'allarga immediatamente, panoramico per il numero 6 che va a cercare il canestro, ma nulla da fare, il numero 6 della squadra ospite si portava di De Pasquale. E Coronini a guidare le danze in posizione di play con Norbedo che è pronto a dargli il cambio, eccolo qui, numero 18, la scambia per lo stesso Coronini, problema di sbrigare il pallone Coronini, si propone Norbedo, va a dire blocca tutto, nulla da fare per Coronini quando il cronometro ci dice 9 e 07 da giocare, ancora 0-0, praticamente nessuno ha trovato la via della retina, ma il pallone è ancora di lato per Porfido. Volevo aprire una parentesi, Giuseppe ha detto l'Alfa Omega è una società storica, non è partita bene, la prima di campionato ha perso in casa con il San Paolo Ostiense per 12 punti di distacco, sicuramente oggi cercherà di cambiare la rotta. Tanto Manzo si prende questo rimbalzo, lui che sotto canestro spesso e volentieri sbuca da sotto le mattonelle del parquet, potremmo dire così. Aveva cercato la tripla un po' forzata Coronini, allora giro palla che porta il pallone per Zappalà, Zappalà per De Pasquale, anzi Di Pietro, non De Pasquale, prova da solo in solitaria, sale più in alto di tutti, non trova il canestro, rimbalzo di marca forme con Meschino, Norbedo supera la metà campo, lascia poi per Coronini, c'è il libero dall'altra parte Porfido, visto, cerca la bomba, dentro, primi 3 punti per il Formia. Anzi, 2 punti, l'arbitro concede solo il colpo, forse aveva pestato la linea nel momento del tiro Porfido e quindi solo i 2 punti, ma i primi 2 che dopo praticamente quasi un minuto e mezzo di gioco schiodano lo 0-0, che in una partita di basket sembra molto limitato dopo 2 minuti vedere uno 0-0. Tanto Manzo prova ad orchestrare lui, cerca la tripla un po' forzata, il ferro non gli risponde in maniera favorevole, allora Porfido lascia sul posto per Coronini, Norbedo si ferma, vuole ragionare il Formia, Meschino, giro palla, ancora Coronini, il blocco di Meschino non passa, Coronini, c'è comunque De Pasquale sulla posizione, Meschino si gira e tira, troppo lento il suo tiro, non va a fare, buona la difesa della Fomega che è anche ordinata in questo frangente, riparte Manzo, lo attende Norbedo, prova ad accompagnarlo verso l'uscita, pallone girato dall'Alfa Omega, può penetrare De Pasquale per la chiusura di Porfido, si gira bene, cerca il tiro, trova, anzi no, i 2 punti, un solo ferro, rimbalzo che favorisce però ancora l'Alfa Omega che può prolungare allora il periodo di possesso palla, Manzo prova a puntare da solo, allora non va, c'è il fallo però da parte di Norbedo, primo fallo di Norbedo, primo fallo di squadra anche per la formazione formiana. Ora Manzo lì al lato con 7-0-9 a disposizione può giocarsi questo pallone, bello questo passaggio, l'arbitro blocca tutto, c'è certo stato Giuseppe, dopo 3 minuti di gioco vedere il punteggio sul 2-0 e bisogna vedere se è merito delle difese o demerito degli attacchi, fatto sta che adesso l'Alfa Omega ha la possibilità di prendersi questi liberi e di riportare in pareggio la posizione. Battuta ci va De Pasquale, non va a fare, lento questo pallone, si impatta a ferro, intanto c'è un cambio obbligato, deve uscire il numero 0 Zappalà, forse è una ferita per lui, non può giocare, un infortunio alla mano destra per Zappalà, quindi va fuori il numero 0, si prepara Loggia che lo sostituisce.
Cristian Loggia che è un centrale, quindi va a cambiare Zappalà che è una guardia ala. Qualcosa sicuramente cambia nello scacchiere, ma credo che sarà momentaneo perché Sarro ha già rimandato pronto a sedersi Zappalà per sopperire e ritornare in campo. Tra l'altro nella rosa dell'Alfa Omega Loggia è l'unico capace di ricoprire il ruolo di centrale. Ma in questo campionato il pivot può fare la gioia e il dolore di un allenatore, perché praticamente se hai un buon pivot e collabora all'azione ti aiuta tanto, ma se hai un pivot che sta solo sotto canestro potrebbe trovarsi fuori dal gioco, sì. Rischi di giocare uno in meno. Intanto Corrini prova a seminare avversari, nulla a fare per lui, ma c'è il fallo. Credo che sia stato proprio Loggia a commettere il fallo, infatti è così. Giusto il tempo per lui di commettere il fallo, arriva il cambio con Zappalà. Rientra subito. Crede probabilmente un lieve problema alla mano, nulla di grave. È stato l'arbitro a farlo uscire, quindi sicuramente c'era presenza di una ferita o un qualcosa del genere, o di sangue, e quindi il giocatore va per forza fuori, o forse doveva togliere qualche cosa, un bracciale, non lo so. Poi sul campo si vede molto meglio questa situazione. Tanto Coronini prova a mettere questa doppia rate. 8, espertissimo Giovanni Coronini. Parte il pallone dentro, il 2 su 2 per il Metaformia. Allora riparte Manzo, ancora ferma al palo l'Alfa Omega, non ha ancora tolto la polvere dalla retina. Tanto De Pasquale, qui si perde un pallone, per poco non ne approfitta Norvedo, ma c'è il tentativo di accelerazione di Pasquale. Vediamo se riesce a sfruttare il blocco di Pasquale. Manda a farfalle Meschino, perde forse un attimo di troppo nell'azione. Bello questo passaggio sotto, ma non è neanche fortunato. Sfortunato, sì, sì, in questo caso. Porfido già dall'altra parte butta alle ortiche un pallone. Devo spendere giusto due parole su Coronini, Giuseppe, che l'anno scorso proprio con la Visnova ha eliminato al primo turno dei playoff il Metaformia. Quest'anno è ritornato, sicuramente potrà fare la differenza, infatti già la gara d'esordio ha dato una grande mano al suo team. Ma Coronini già due anni fa, quando salì col Visnova, lasciò il Visnova per venire al Metaformia, salvo poi tornare nel mercato di dicembre di nuovo alla squadra romana, che in Serie B stava un po' zoppicando e quindi andò a dare manforte. Lui che comunque è un giocatore che qualsiasi coach vorrebbe portarsi dietro, non dobbiamo sottovalutare la presenza di Coronini. Quindi sicuramente ha lasciato di nuovo la Visnova in Serie B, l'ha riportata in Serie B in questa stagione. Speriamo che non ci sia il ritorno di fiamma, anche perché a Formia è un giocatore che serve, benché ci siano in panchina altri giocatori come Di Rocco, che sono degli ottimi playmaker, come Norbedo, anche lui un ottimo giocatore a imbastire il gioco, però se il roster è così deve essere competitivo sempre. Certo. Comunque tanto Manzo, c'è il tentativo di blocco di Zappalà. Manzo cerca la solitaria sotto canestro, il pallone è spostato, bisogna ricominciare. Allora prova a far largo Zappalà con la tentativa di tripla, nulla a fare, però sotto canestro il Meta prende quasi mai il rimbalzo. Adesso subisce questo appoggio dentro, primi due punti. Tanto Porfido ripaga con gli interessi da quest'altra parte, 6-2, subito nel cost to cost immediato. Manzo con calma porta il pallone a passeggio, lo attende addirittura Perez, tentativo di blocco. Allora Manzo viene ripreso da Norbedo, mezzo a due, poi il pallone consegnato a Di Pietro, che lo manda fuori tempo un avversario, appoggia dentro, altri due punti, 6-4, in un attimo praticamente la Visnova è di nuovo lì a leggere la targa al Metaformia. Dopo due minuti di stallo il match si è aperto, adesso siamo sul punteggio di 6-4. Norbedo cerca la tripla, un po' improvvisata in questo tangente. Coronini poggia fuori il pallone, c'è un tocco di un avversario, rimane in attacco il Meta, avrà possibilità di scaricare altri 12 secondi in questa azione dei 24 che sono consentiti per attaccare. Porfido mette fuori per Norbedo, anzi per Coronini che va in avanti, ma becca un altro fallo. Non ho visto la quota falli, ma sicuramente è già il secondo fallo per il giocatore che ha fermato questa volta Coronini.
quasi vicino al bonus. La squadra ospite, Colonini, va a nascondere il pallone a Zappalà, si incunia bene, fuori per Norbedo, non spara Norbedo, allora in mezzo per Perez. La giocata è ottima, l'appoggio pure, dentro due punti, che vale 8-4. Manzo prova a predicare, al momento sembra nel deserto, si arrabbia coach Sardo, in seduto, proprio in prossimità di Sardo. Tanto questo ferro è qui, Manzo impatta su Coronini, lo tampona praticamente, fermo il gioco, 4 e 28 da giocare, i due coach chiamano in panchina i giocatori, fatto sta che sicuramente quello meno contento della situazione è coach Sardo, mentre vediamo inquadrare da Cristiano Rilio la panchina del Metaforio, una panchina abbastanza di lusso perché rimane ancora ferma in box, non è ancora entrato in campo né Rodriguez né Varga, due giocatori che sicuramente sarebbero titolari ovunque, li tiene lì accanto a sé anche Di Rocco, non il coach, Giorgio Di Rocco il playmaker, quindi tre giocatori che possono fare la propria. Tanto vedevo che praticamente i canestri sono quasi monotema per le due formazioni, intanto i due arbitri lì a discutere. Si torna in campo, terminato il time out, si carica l'Alfa Omega, non è così lontanissima dal meta, ha dimostrato anche in alcune azioni di poter giocare la propria. Un meta che ha pagato, secondo me, soprattutto i rimbalzi sotto canestro. Si torna in avanti per questi due liberi a disposizione di Coronini, visto che è al bonus adesso l'Alfa Omega. Ogni fallo porterà il pallone a favore del Metaformia. Ovviamente ogni fallo dell'Alfa Omega. Coronini, possibilità del primo tiro libero. Palla che balla, ma alla fine non lo accontenta. Seconda possibilità. Coronini. Uno su due per lui. Spariglia il punteggio. Prima volta che diventa dispari il punteggio. Allora è l'Alfa Omega a giocarla con Manzo. È un meta che comunque è ordinato con una zona 2-3. Pallone messo fuori per Zappalà, cerca la botta, ferro, poi Norbedo, ottimo pallone arpionato, Coronini, può imbastire lui, poi frana a terra Perez, non c'è fallo secondo il direttore di gara, fatto sta che sicuramente i due giocatori si sono toccati nella corsa, ma l'arbitro ha preferito non consegnare nulla al taccuino dei cattivi. Tanta l'umidità sul parquet. Ovviamente si gioca ad ottobre, seconda giornata di campionato, ma praticamente fa ancora caldissimo, il tasso di umidità è alto. Meta che ha ben figurato nell'Open Day, scorso anno lo giocò fuori, ma ovviamente dalla partita in casa l'Open Day, quest'anno il Meta nella prima giornata di campionato, l'Open Day organizzato dalla Lega, ha giocato in trasferta, avendo ragione di un ottimo ansio. È partito bene il Metaformia vincendo la prima esterna con 18 punti di distacco. 18 punti sono un bel punteggio, eh? Sì, sì. Però come diceva qualche allenatore è meglio vincerla di due punti, ma vincerle più spesso e non vincerla di 18, anche perché a un certo punto può portarti a sconcentrarti e non avere la cognizione di quelli che sono gli avversari, perché puoi beccare una domenica dove l'avversario non è in palla, ha dei problemi mentali e magari fisici e stravinci, la domenica dopo becchi magari una squadra meno blasonata ma subisci il cappotto, come si suol dire. Tanto Manzo prova a puntare direttamente sotto il pallone, un giro palla strano che porta al tiro da tre, palla che ancora una volta esce fuori, ma ancora una volta è un rimbalzo perso per il meta, poi sfera fuori. Un meta che paga sotto canestro, benché abbia qualche centimetro in più in altezza in confronto all'Alfa Omega, ma paga tutti i rimbalzi. In fase difensiva sono pochi i rimbalzi presi dal meta in confronto a quelli offensivi dell'Alfa Omega. Porfido
prova a salutare l'avversario, poi c'è Coronini, Perez, non funziona il blocco in questo caso, fuori per Meschino, ancora Porfido, tira da casa Ferro, ancora una ripartenza marcata da Alfa Omega, Manzo penetra e tira a rotonda, il risultato 9-6 più 3 meta in questo primo quarto. Avaro comunque di soddisfazione nel tiro dalla campana, nessuna tripla fino adesso. Coronini si perde il pallone, lo può ripartire l'Alfa Omega, l'appoggio per Manzo, fuori per il proprio numero 6, tiro, c'è lo stoppone di Perez che chiude il barco, però l'Alfa Omega può alimentare ancora l'azione. Manzo scarica, tentativo di tripla che non sortisce, ancora una volta effetto. Norbedo pronto ad entrare, Varga per la squadra ospite, anzi la squadra di casa, scusate. Coronini abbandona il pallone a Norbedo. Norbedo, problema di scegliere un compagno, prova Orfido. Meschino per Perez, fa fatica a girarsi, ma trova comunque due punti. 11-6. Riparte Manzo in gran carriera, alla fine deve poi ripiegare, c'è Perez su di lui, concede il tiro Perez ma c'è il fallo, bravo Manzo in questo caso, ha cercato il tiro ma non ha trovato la possibilità di scagliare il pallone verso la retina. Entra Varga intanto al posto di Meschino. Un cambio tra lunghi, credo cambi poco nello scacchiere di Rocco. Tra l'altro due dei nuovi acquisti di questa stagione, oltre ai ritorni di Coronini e Porfido. E Porfido. Intanto sul campo Manzo già pronto, avrà tre liberi a disposizione perché stava tirando da fuori. Sbaglia il primo. Ancora uno, quindi era valutato da due il tiro, non da tre. Ci sono partite che possono cambiare radicalmente. Questo non sbaglia. Sui tiri liberi, 1 su 2 la media, 11-7. Coronini si ferma, prova ad abbandonare l'avversario. Norbedo, buono il suo taglio a venire in mezzo. Porfido, tiro di Porfido, appoggia bene lui. 13 Metaformia, 7 per l'Alfa Omega. Prova a scavare il solco adesso per chiudere questo quarto. 1:46 da giocare, non ci sta proprio Simone Manzo, appoggia dietro. Giocata della Fomega che però timidamente cerca di penetrare in aria, poi bomba tripla che ricuce tutto praticamente a 1:30, 13-10. Non ho visto il numero del giocatore che ha fatto questo tiro, si tratta del numero 12, è Igri lì che ha messo questa tripla, tanto la prima Perez. Tripla tra l'altro di questo match, tanto dentro il pallone di Perez che riallontana l'Alfa Omega. Sardo in piedi a dare informazioni a Manzo, cerca di mantenere questo distacco il Metaformia, almeno 5 punti per durante il primo quarto. Manzo al tiro, nulla da fare, allora Varga consegna comodo il pallone a Coronini, subito in verticale Norbedo, c'è il libero e servito Porfido, cerca lui la tripla, dentro la porta, ancora 18-10. Porfido ha scaldato la mano, adesso sta punendo la Fomega, più 8, quando mancano 34 secondi, non è messo fuori. Ci hanno messo un po' a sbloccarsi anche con le triple, però ci può stare una giocata del genere. Intanto c'è il fallo a 23 secondi, 18-10, lunetta, ci va il numero 6 ospite, si tratta di De Pasquale. Intanto arriva il cambio, il time out chiamato da coach Gianni Di Rocco, entrerà tra poco il platinato Giorgio Mannarelli, per lui esperienza scauri ma un brutto infortunio ne ha praticamente chiuso l'esperienza anzitempo, tornato quest'anno al Metaformia. Mannarelli che non si è potuto esprimere come voleva a scauri, uno scauri giovane dello scorso anno, ancora più giovane quest'anno, ha trovato spazio, adesso nel Formia e sicuramente concederà belle rotazioni. Notavo Francesco come se il Meta sta facendo la gara dal punto di vista del punteggio,
ma l'Alfa Omega è molto più tonica nel recuperare quei palloni che vengono persi o che vengono toccati dal canestro. Sì, sono svegli i ragazzi dell'Alfa Omega, sicuramente la gara la sta impostando meglio il Metaformia, che ha un vantaggio di 8 punti fino a questo momento. Sulla carta giocatori forse di un livello superiore, però stanno tenendo botta, cercheranno adesso di accorciare le distanze. E intanto resta i box Norbedo per il cambio con Mannarelli, quindi dentro Norbedo, cioè fuori Norbedo, in panca va dentro Mannarelli. Probabilmente ai ragazzi dell'Alfa Omega manca qualcosa anche a livello di centimetri, d'altezza, perché i ragazzi del Meta... I Meta sono più alti, si vede anche a occhio nudo, però l'Alfa Omega è più veloce, più smart, tra virgolette, nel momento in cui si va a prendere il secondo pallone, quello che scende dal canestro. Intanto 13 secondi, Coronini prova lì a giocare l'ultimo pallone, Porfido cerca ancora la bomba, dentro! Ancora una volta Porfido, 21-12, termina qui. E mi sembra Giuseppe una giocata provata in allenamento, perché l'hanno fatta più di una volta. È uno schema Coronini che cerca Porfido, che cerca la tripla. Già la seconda volta che vediamo questa azione concretizzarsi con i tre punti. E allora linea che va al secondo quarto. Tutto pronto per iniziare il secondo periodo, altri 10 minuti prima del riposo lungo, prima del famoso tè caldo, potremmo definirlo così, che si suole bere in tutti gli sport. Comincia l'Alfa Omega, sempre da sinistra verso destra dei vostri schermi, punto di partenza, il 21-12, pallone gestito dalla squadra in maglia nera, tanto è entrato il numero 38, se non vado errato, degli ospiti, si tratta di Cardi. È in mezzo, quasi un libero di movimento, primi due punti per l'Alfa, un 21-12 che aveva chiuso il primo quarto, adesso subito modificato. Intanto c'è un fallo, 9:30 da giocare, si è partita dal 21-12, 21-14, 7 punti di differenza adesso fra le due formazioni. Tanto Di Rocco mantiene Varga in campo, Varga, Mannarelli, Coronini, Perez e Porfido, i 5 del Meta. Porfido la gioca per Coronini, seguito da Manzo. Coronini prova ad avanzare, lo scambio per Mannarelli, tiro, non entra, ma poi Perez sale in cielo, abbraccia il pallone, lo mette dentro. Può ripartire allora il playmaker della squadra giallonera, Manzo per Cardi, apertura a cercare il numero 12, si tratta di Ingrilli. Due punti intanto di De Pasquale, che a corta distanza, 23-17, Mannarelli per Porfido, Perez, lo spagnolo, secondo anno per lui, intanto prende l'ascensore ma non riesce a insaccare il pallone, nulla da fare per lui, ora potrà cercare a rate di prendersi due punti sul 23-17, vediamo se riesce ad arrotondare. Perez, primo tiro per lui, dentro il pallone, seconda possibilità lì dalla linea dei liberi, 1-2, mentre vuole concentrazione coach Di Rocco, a 2-2 Perez, non lascia scampo agli avversari, può ripartire Manzo, subito in verticale, Varga attende l'avversario, si ritorna proprio dal playmaker. Manzo è praticamente il perno centrale di questa formazione, il 90% probabilmente delle azioni d'attacco dell'Alfa Omega passano da lui. Tanto questo pallone entra, fortunato in questo caso, perché di nuovo il canestro stava per rispondere no al giocatore dell'Alfa Omega. Francesco, notavo come Manzo sia il perno del gioco, più di un playmaker, praticamente un riferimento ovunque
per questa formazione. Sì, Giuseppe, la maggior parte dei palloni passano tra le sue mani e subisce anche un fallo in questa situazione di gioco, probabilmente un infortunio alla mano adesso per Manza. Sarebbe un bel problema. Abbiamo parlato bene. Le famose gufate, no? Sì. Credo che Manzo sia un giocatore che possa riprendersi, è vero che ha preso una gran bella botta, ma ottimo già sia lì. In fase di costruzione che di finalizzazione. Soffre Manzo, vediamo che va in panca, chiede forse il ghiaccio, che dà il numero 13 di Pietro. Viene sostituito Manzo. Esce anche Colonini, l'altro playmaker, va dentro Giorgio Di Rocco. È un peccato perché lo stiamo elogiando proprio in questo momento. Ma Manzo, l'abbiamo già detto in fase di presentazione, è un giocatore di altra categoria e sprecato in questa Serie C Gold, francamente. Non me ne vogliono gli altri giocatori, ma è un giocatore che può tranquillamente giocarsi la Serie B in una squadra che può dargli minutaggio. Sembra strano, è un peccato vederlo qui, ma la vita è strana, porta delle combinazioni per cui alcuni giocatori si ritrovano a giocare campionati non da loro, ma ovviamente buono per l'Alfa Omega, come ho già detto in precedenza, perché può contare su un giocatore di questo livello. Tanto 25-21, attenzione perché sono 4 i punti di differenza tra le due formazioni. Siamo qui a decantare il meta che segna e si diverte dal perimetro, ma l'Alfa mattone dopo mattone sta mettendo su un bel punteggio e praticamente sta rosicchiando. Tanto Varga si gira, non a fare per lui, forse troppo solo in quel caso. Passaggio in avanti, qui il pallone scappa via da Cardi, forse l'umidità non l'ha aiutato, fatto sta che il pallone è scivolato via dritto per dritto. Difende bene però, vedete Giuseppe, il metaforma che subito dopo aver sprecato l'occasione da canestro riesce a riorganizzarsi e a mettere in difficoltà la squadra avversaria nella fase finale del. Intanto fuori Porfido, dentro Norbedo, lo richiama in campo e qui adesso si abbassa di tanto il quintetto, perché con Di Rocco, Norbedo e anche Manarelli abbiamo tre giocatori che non sono altissimi e che portano palla, con solo Perez e Varga come gli altri, come alti e come giocatori dal ruolo 4 e 5. Intanto Perez appoggia dentro, buona la giocata. Fatto sta quindi che vuole più tecnica adesso Gianni Di Rocco dai suoi. Non è spostato fuori il tiro, nulla a fare, però praticamente l'Alfa Omega non perde un rimbalzo. Poi per poco non pulisce, questa volta Perez, poi Manarelli per Giorgio Di Rocco, sarà lui a imbastire il gioco. Questa azione Norbedo fuori per Perez, tiro di Manarelli, ferro. Ora un rimbalzo offensivo, è pronto a rientrare Meschino, intanto si rialzerà il quintetto, a meno che non vada fuori o Perez o Varga. Tanto c'è il fallo, credo che sia di Manarelli. No, si tratta di Di Rocco, tutti in panca, ha chiamato il time out, mentre è ancora lì seduto a soffrire Manzo. Non credo ce la faccia rientrare, credo che è dolorante, ha un problema alla mano. Ci stupirà sicuramente. Tanto Coronini asciuga il pallone che soffre tantissimo di umidità. È stata aperta anche la porta di servizio dietro alla nostra postazione proprio per diminuire la condensa all'interno del palafavoccia. 6:44 dice il tabellone in questo momento, è puntuale Cristiano Auriglio, va a inquadrare 27-21 i punti messi a segno dalle due formazioni in questo momento. Si era partiti sul 21-12 praticamente in 3 minuti e 20 secondi il meta ha fatto 6 punti, quindi 2 canestri da 3, anzi 3 canestri da 2 dal campo, mentre forse è stata più concreta, potremmo dire così, l'Alfa Omega. 9-6 per adesso in questo secondo quarto a favore dell'Alfa Omega, che sta giocando meglio rispetto al primo quarto, anche un po' più fortunata sotto canestro, abbiamo visto nella prima fase sfortunata, molto sfortunato, non ha concretizzato alcune occasioni, direi da dire quasi semplici. Però ripeto, un Alfa molto brava sui secondi palloni. Intanto qui Norbedo gioca a palla avvelenata,
ruba un bel pallone, lo porta dall'altra parte, non va al tiro Mannarelli, sale lui, la mette dentro, bravo in questo caso a crederci Giorgio Mannarelli, l'appoggia dentro a 6:30 da giocare. Adesso il pallone lo porta il numero 12, si tratta di Ingrilli della Fomega, lo lascia a Cardi, cerca compagni su cui smistare il pallone Di Pietro, ancora in mezzo, non riesce a trovare la via del tiro, bisogna tirare, palla che termina fuori proprio sul suono della sirena. Non era stata lesta la formazione romana a cercare la via del tiro, si è un po' ingarbugliata in una zona di campo dove comunque il Metaformi aveva alzato le barriere. Sarà Norbeda a giocare il pallone mentre Manzo si è rialzato. Mini briefing, potremmo dire così, con il proprio coach sardo. Tanto viene asciugato il parquet, tanta la condensa, tanta umidità. 6-12, Norbedo muove il pallone per Mannarelli, Giorgio Di Rocco, con calma Di Rocco osserva il piazzamento dei compagni, arriva da Manforte Norbedo, dai e vai, sotto per Meschino che nel frattempo ha preso il posto di Perez, dall'altra parte per Mannarelli, tiro e ancora un'altra bomba di Mannarelli. Buono l'impatto di questo ragazzo che subito va a mettere la firma sul 32-21. Praticamente ci sta credendo, Mannarelli sta dimostrando di saper giocare un'ottima gara. Allunga il Metaformia, 11 punti di vantaggio adesso. Mannarelli nelle ultime due occasioni è riuscito a attaccare ben due volte, 5 punti per lui. Adesso 2 punti per l'Alfa Omega con Simone Di Pietro. Tanto la gira Mannarelli, e lui a guidare le danze, attende il posizionamento di Varga, riesce ad andare da solo, playmaker vecchio stampo, in questo caso perde il pallone dall'altra parte, subito il tiro di Di Pietro e punisce in questo caso la giocata con ben 3 punti, 26-32, di nuovo meno 6 per l'Alfa Omega. Di Rocco a mettere che ha 3 playmaker, potremmo dire, in campo, ma le idee poco chiare in questo frangente, anche perché spesso e volentieri si va a forzare il tiro, come in questo caso che Mannarelli prende e risponde il canestro e poi dall'altra parte immediatamente viene punito. Fra poco vedremo un time out da parte del Formia o sicuramente un cambio, è pronto a rientrare Coronini, infatti me la gioco, esce il numero 14, poi vediamo se ho ragione Mannarelli. Di Rocco, la penetrazione, nulla a fare, Varga perde il pallone, c'è fallo su lui. Stavo parlando bene proprio 2 minuti fa, Mannarelli stava giocando bene. Mannarelli sta facendo un'ottima partita, però adesso sta subendo. E due suoi errori hanno concesso ben 5 punti alla squadra ospite, infatti va fuori il numero 14, rientra Coronini, non contentissimo Mannarelli, assi inciso con i suoi canestri, ma d'altra parte li ha anche consegnati poi agli avversari di pari passo, quindi lo chiama in panca e subito Polidori va a ragionare proprio con il suo giocatore. Non si vede inquadrata Cristiano Arrigo, però c'è Polidori che si è seduto a fianco al numero 14 per spiegargli cosa fare e cosa non fare, anche perché è giovanissimo, ha dei numeri, quindi deve anche capire determinate situazioni, determinate giocate. 33-28, è un Alfa Omega che comunque con l'uscita di Manzo si è un po' tonificata, forse gli altri giocatori hanno preso forza, hanno preso coraggio, hanno capito che forse non deve giocare solo Manzo come stava succedendo nel primo quarto. Potrebbe anche essere un caso, intanto ha accorciato le distanze a 5 punti di distacco, adesso sta gestendo comunque bene il pallone nonostante l'assenza di Manzo, che fino a quel momento stava giocando una partita, non dico perfetta, ma una quindi percentuale alta di passaggi riusciti. Quando c'è un giocatore che cede così bene in bravura e così bravo, può succedere che la squadra attorno si adagi e che perda il passo dell'altro giocatore. Così è vero che il giocatore cede e diventa ancora più forte perché sembra che faccia anche lui, però è pur vero che il livello della squadra attorno cala. Forse è quello che ha sofferto l'Alfa Omega in quel primo frangente,
dove gli altri giocatori non giocavano. L'eccessiva personalità di Manzo ha offuscato un po' quella degli altri giocatori, adesso in questo caso. Non me ne voglia Manzo, no, non no. È demerito di Manzo, è un meccanismo che si può. La personalità è un complimento. È un meccanismo che si può azionare in maniera quasi inconscia. Tanto Coronini. Si sentono più liberi di giocare con serenità. Rocco cerca la bomba, forzata anche in questo caso, non trova la via del canestro. Può ripartire dalla Omega, che adesso addirittura bellissimo questo pallone, lo arpiona per i capelli Coronini. Attenzione dietro però, arriva Meschino, poi si riparte con Di Rocco, Norbedo va da Coronini, ancora Di Rocco, giro palla, Meschino, la prova lui, il tiro dentro. Ferma un po' l'emorragia di punti Metaformia, visto che praticamente era ritornato in gran carriera l'Alfa Omega sul tabellone, 35-28. Norbedo, altro pallone recuperato, si lancia in avanti Meschino, palla volistica per Varga, lo scambio stretto dai due, dentro il pallone, quando siamo a 3-0-5 da giocare. Bellissimo lo scambio dei due acquisti, Varga e Meschino in questo caso. Una rete fitta di passaggi che ha portato a un canestro spettacolare. Tanto il pallone per Di Pietro, prova a incunearsi, appoggia bene, mette dentro, 37-30. Diciamo che le due squadre in questo secondo quarto hanno recuperato un po' dal punto di vista del punteggio, una proiezione che porta a finire la partita intorno ai 70-75 punti, e comunque un punteggio un po' più valido confronto al primo quarto, che comunque non era stata avaro, 21-12 non era avaro come punteggio, ma sicuramente ha fatto molto meglio l'Alfa Omega per quanto riguarda le realizzazioni. Sicuramente. Tanto Varga per Coronini. Buona la prestazione di Pietro nell'ultima fase, addirittura ha siglato 9 punti. Coronini tira un po' forzato per lui, palla fuori. Quando mancano 2 minuti e 0-2 subisce fallo Coronini, anzi no, pallone che va sul fondo per la rimessa, ancora un cambio, Cardi va fuori, entra il numero 78, numero 70, Ciliberti. Ciliberti sorge in gara anche per lui, e qui c'è il time out da parte di coach Gianni Di Rocco. No, no, a portata di mano le età dei giocatori dell'Alfa Omega, ma credo che sia un roster molto giovane. Che Cili, lo stesso numero 70 che è appena entrato, è abbastanza Ciliberti, un altro giocatore under, si nota. Tanto è pronto ad entrare Perez di nuovo. Ancora non è stato della gara Rodriguez per il Metaformia. 2-0-2. Giuseppe, l'Alfa Omega è sotto di 9 punti, pensi che nella seconda parte di gara riuscirà magari in qualche modo a recuperare questo distacco? 9 punti non sono chissà quanto, sono 3 tiri da lunga distanza, quindi non è così difficile da risucchiare come svantaggio. Ovviamente l'Alfa Omega ha dimostrato che in questo secondo periodo è salita in cattedra, è cambiata tantissimo la partita dei gialloneri, e se il Meta segue questo trend sicuramente non avrà vita facile contro questo avversario. Tanto Varga mette dentro il primo libero. Vero, sicuramente, se non calerà l'intensità dei ragazzi giallo-blu. Tanto Varga secondo tiro. Dalla parte sua l'Alfa Omega ha la possibilità di avere giocatori giovani che possono spendere tantissimo, dall'altra parte potrebbe pagare la mancanza di rotazioni sul lungo andare, perché giustamente ci sono giocatori come questo numero 6 che sta giocando adesso, che ha speso tanto, lo stesso numero 8, si tratta di Loggia, ha giocato fin qui un bel minutaggio, anche di Pietro, De Pasquale stanno giocando bei minutaggi, quindi potrebbe pagarla la lunga tutta questa presenza, ma ovviamente ci sono giocatori che ci hanno abituati che
a fare anche 35-36 minuti su 40, tutti all'alto livello. Potrebbe a lungo andare pagare proprio l'uscita di Manzo, che purtroppo credo non possa rientrare. Lo vedo lì sofferente. Continua a vederlo dolorante. Quindi sicuramente coach Sardo l'avrebbe buttato subito immediatamente la mischia, benché la sua squadra stia giocando abbastanza bene senza Manzo, non me ne voglia il buon Simone, ma un Alfa Omega che è cresciuta proprio nel momento in cui lui ha lasciato il campo, benché il trend fosse già in ascesa. Varga, pallone per Di Rocco, prova a incognarsi, è tutto chiuso, pallone sospeso 3-2, alla fine premia l'Alfa Omega che per via del possesso invertito potrà ripartire. Intanto si fa sentire mister coach, scusa Giuseppe, coach Di Rocco. Coach Di Rocco è andato immediatamente a chiamare le posizioni ai propri giocatori, mandando lo stesso numero 0 di lato e Coronini come giocatore al centro. Dovrebbe essere praticamente il primo a marcare quando parte il pallone da parte dell'Alfa Omega. Infatti se tu vedi, Coronini è il vertice avanzato di una difesa che adesso è diventata una 2-3. Pallone giocato per l'Alfa Omega, prova a ripartire la squadra di Sardo, che è comunque impassibile lì in panchina, dato direttive suoi, ma nulla di più, senza mai alzare la voce, senza mai eccessiva foga. Tanto Meschino sale in cielo, si prende questo rimbalzo per far ripartire Coronini. Meschino che a Latina ha scritto bellissime pagine di basket, giocatore veramente di altra categoria. Norbede intanto prova a smuovere un po' la polvere e ci riesce con questa tripla. Allora riallunga il Metaformia proprio su questo finale di tempo, 14-30, cioè 44-30 più 14. Prova a ricucire proprio l'Alfa. Coronini, il tiro della domenica non va per lui, 44-30. Direi un buon vantaggio, 14 punti di stacco sono sicuramente positivi nei primi due quarti. Vedi Francesco, stavamo parlando di un meta che non segnava, un meta che si era fatto riprendere dall'Alfa Omega, adesso ci ritroviamo che praticamente il meta ne ha messi dentro 23, quindi un ottimo trend, mentre dall'altra parte ne hanno messi dentro solo 18, quindi una differenza che il meta ha costruito negli ultimi periodi, dimostrando di avere ottimi giocatori e ottime capacità per cambiare la partita in qualsiasi momento. Per il momento vi ringrazio, linea che va al secondo tempo. Secondo tempo che sta per iniziare e praticamente le due squadre sono già pronte per giocarsi questa gara. Ovviamente i campi si sono invertiti. Grazie. Pallone tirato da Porfido, meta che riparte praticamente con Coronini, Norbedo, Porfido, Perez e Meschino. In questo caso alza il quintetto coach Di Rocco. Pallone portato avanti dalla squadra ospite, l'Alfa Omega, che tira quasi da casa, nulla a fare. Questa volta è bravo Coronin ad alzare la media dei rimbalzi conquistati dal Metaformia. 44-30 il punto di partenza. Porfido ha inciso un bel po' sul primo quarto, un po' fermo nel secondo periodo, nella seconda frazione ha pagato dazio, l'ha tenuto ovviamente un bel po' fermo anche coach Di Rocco. Ovviamente c'è l'imbarazzo della scelta con questi giocatori, allora va a finire che un giocatore come Porfido, che comunque è un ottimo elemento, debba stare fermo per dare cambi e dare minutaggio ad altri compagni. È una rosa, potremmo dire, completa. Ma sì, è un roster, giocatore in tutte le parti. Un roster che ti permette di tenere Rodriguez in panchina. Credo che non sia al 100% lì dall'argentino, però tenere Rodriguez in panchina vuol dire che comunque hai una formazione di tuo rispetto. Tanto Perez sbaglia il primo libero, seconda possibilità per lui, questa volta in sacca, ed è il primo punto messo a segno in questo terzo periodo. Riparte la squadra ospite, mentre Manzo praticamente ha una vistosa fasciatura con la borsa del ghiaccio, e qui si apre un varco
strepitoso davanti al numero 13, credo che sia Di Pietro se non vado errato, dalla squadra ospite. Il numero 13, sì, Simone Di Pietro, che trova un ottimo varco e trova un fallo per prendersi due punti e continuano a non uscire né De Pasquale né Di Pietro, che infatti sono quei due giocatori che ti dicevo prima, è vero che ci possono abituare a giocare anche 40 minuti o almeno 36 su 40, ma che prima o poi cominciano a pagare dazio in quelle che sono ovviamente le rotazioni, in quelle che sono la freschezza mentale e anche atletica, tra parentesi. Tanto pallone in verticale per Porfido, lascia sul posto per Norbedo, ubriacante in questo caso l'azione del Meta, sotto per Coronini, sbaglia Coronini, comunque si accontenta di un pallone fuori, pallone che avrà 11 secondi a disposizione per essere scagliato dal Meta verso il canestro dell'Alfa Omega, mandato ad asciugare la sfera. Coach Di Rocco un po' incredulo nel tiro del proprio giocatore, stanno pagando tantissimo l'umidità in campo comunque i giocatori, mentre Sardo sorride con Porfido. Porfido la gioca lui per Perez, Norbedo centrale ancora per Perez, un po' ancorato potremmo dire così Perez nel tentativo di prendersi il terzo tempo, riesce comunque a mettere dentro 47-32. Tentazione poi fuori il pallone per Zappalà, giro palla che porta ancora alla giocata per il numero 6 ospite Loggia, si tratta di De Pasquale, rimesso sarà ancora di Porfido sulla corsa per Coronini, il giocatore ex Vis Roma Visnova ancora a giocarla Coronini, Meschino non ci pensa su due volte, la tira lui, la mette dentro, 49 meta, 32 per Alfa Omega, pallone a passeggio per i romani, si è ben disposta in chiave difensiva la squadra di Coach Di Rocco, che quasi marca lì dal bordo del campo e poi c'è il fallo commesso da Norbedo, attenzione alla quota falli per Metaformia, tanto si lamenta Sardo, forse non concede il tiro libero l'arbitro, non so se era al tiro il giocatore della Visnova, comunque probabilmente stanno soffrendo il caldo come hai detto tu Giuseppe, le potrebbero fare le spese proprio i giocatori con più minutaggio, intanto due punti di Ingrilli, si è fatto sentire l'ex coach della Virtus Basket Aprilia, Virtus Basket Aprilia che ha fatto un buon inizio di campionato, l'ex squadra di coach Sardo andandosi a prendere la prima posizione per differenza canestri in quella speciale classifica della prima giornata. Intanto Norbedo prende un ottimo pallone, poi partire Alfa Omega, adesso c'è una serie di ripartenze che non premiano nessuno a canestro, che il pallone si ferma proprio per gli ospiti, che avranno a disposizione questi liberi, un sacco, il primo tiro libero in Grilli. Su 2 49-36 a 6-57 a giocare, riparte Coronini in Alfa Omega che marca altissimo in questo frangente, hanno alzato il pressing quasi a tutto campo, questa è un'altra operazione che sulla lunga la puoi pagare dal punto di vista fisico, ma che ti può permettere in questo caso, non dico che sia un caso disperato, ma ti può permettere di
recuperare subito il pallone, perché non andare a punire l'avversario. Sicuramente stanno tentando questa strategia per... Intanto c'è un tecnico qui segnalato, non è d'accordo coach Sardo? Attacca alta probabilmente per provare a recuperare in extremis questo risultato. Manca un quarto e mezzo, sono sotto di 13 punti. 13 punti mentre si era partiti praticamente sul punteggio di 44-30, quindi ha messo dentro 5 punti la squadra di casa, ne ha messi dentro 6 la squadra ospite. Un meta che paga spesso dazio nella ripartenza di periodo, salvo poi andarsi a riprendere e a recuperare sul rush finale. Tanto fa 1 su 2, sfonda qua da 50 Coronini, mentre riparte il cronometro sul tabellone. La sfera va a gestirla il numero 12, si tratta di Ingrilli. Di Pasquale, suo terzo tempo, commette fallo un giocatore del Meta, fermata la sfera, palla al lato, rimane comunque in attacco l'Alfa Omega. Stesso Ingrilli a giocare il pallone sotto, bello questo passaggio, trova il varco il giocatore e mette dentro queste sortite veloci. Questi sono i punti più facili in alcuni casi, perché praticamente il pallone rimane fermo in aria un secondo, ma ti porta a segnare. Intanto Porfido dimostra di aver raffreddato un po' la mano in confronto al primo periodo, invece non l'ha raffreddata Coronini e Perez. Ancora 2 punti per Perez, per adesso un giocatore che è insaccato più volte, ben 15 punti per lui. Intanto arriva questo bombone dalla distanza, risponde con una tripla l'Alfa Omega. Intanto pallone sotto, Ingrilli legge bene, anticipa secco Coronini, fa ripartire i suoi in velocità, semina Porfido, passaggio per altro tiro da 3 che porta un'altra tripla e porta a scoppiare il coach Di Rocco, che chiama subito in panchina i suoi. 52-44, l'Alfa Omega con 2 botte dalla distanza ha rimesso la partita in sesto, l'ha riaddrizzata, potremmo dire, ha accorciato nuovamente le distanze. Influente sicuramente la prestazione di De Pasquale, che è uno, abbiamo detto, di quei giocatori che sta giocando quasi l'intero match insieme a Di Pietro e Loggia, alto minutaggio per loro, e nonostante l'alto minutaggio riescono a essere lucidi anche in fase di finalizzazione, lo ha dimostrato proprio adesso De Pasquale con questa tripla. Un ottimo movimento per questi giocatori, sicuramente il coach Rocco è stato quasi costretto a chiamare il time out. Mi sembra, Giuseppe, che coach Sardo faccia rifiatare principalmente gli under, mentre i giocatori con più esperienza. Tanto riparte il gioco, Simone Di Pietro, che è un elemento sicuramente da non sottovalutare, comunque belle esperienze, un giocatore che spesso e volentieri timbra il cartellino all'Alfa Omega già da un bel po' di gare. Intanto 2 punti di Porfido, riesce Porfido a smuovere un po' l'emorragia da qualche stagione all'Alfa Omega, ma il classe 91 guardia è un giocatore che va tenuto sotto controllo, lo sta dimostrando anche con le giocate tipo questa, riesce a penetrare, ottimo passaggio fuori, Porfido si perde l'avversario, ritorno a poi 2, ma non lascia la sfera, portava del numero 6 Loggia, può ripartire Coronini, piccolo trotto per Coronini che non vuole accelerare, non vuole forzare in questo momento, mentre è tornato in campo Manarelli che si prende adesso il pallone. Ancora Coronini, passaggio per Meschino, bello il passaggio, non riesce a trovare il canestro Meschino, può ripartire Di Pietro, saluta Mannarelli, di fronte a Se Perez, cost to cost, giro palla per Zappalà, ancora l'Alfa Omega che prova a ragionare, più 10 adesso il gap tra le due formazioni, quando a un certo punto era stato addirittura di 14, e qui
entra un canestro della domenica, ma bravo il giocatore a trovare il varco giusto e a trovare il pallone che mette dentro il 54 a 46. Undicesimo punto messo a segno da Ingrilli, numero 12 dell'Alfa Omega. Tanto Porfido la spara a canestro, non va. 3.43 da giocare, meta un po' fermo in questo frangente, solo 10 punti. Tanto piede fuori per il giocatore dell'Alfa Omega. Nulla a fare. 8 punti non sono molti, Giuseppe. Un po' pochi in questo frangente. Vero, ha dimezzato quasi il distacco l'Alfa Omega, era sopra di 15 punti a un certo punto della gara il Metaformia. Sta soffrendo in questa fase. Tanto fuori Meschino, dentro di nuovo Varga. Ovviamente anche nel quarto precedente avevamo detto che stava giocando meglio l'Alfa Omega, che stava segnando di più l'Alfa Omega, però poi dopo il Meta ci ha subito smentito. Intanto Coronini dispensa perle in questo caso, bello il passaggio indietro, non concretizzato, arriva un altro tentativo di tripla, riesce Porfido a prendersi l'imbalzo. Perez subito aggredito da questo pressing a tutto campo della squadra di Sardo. Coronini, 16 secondi per cercare il canestro numero 8, prova ad ubriacare l'avversario, dai, vai con Porfido. Tornato intanto in campo Cardi, Coronini botta per lui, non trova la conclusione, forse cercava un fallo, in questo caso lo commette lui ai danni del giovanissimo Cardi. 2.49 da giocare, altro fallo di Coronini, terzo fallo personale del giocatore numero 8, anzi secondo fallo, si alza la paletta al numero 2 per Coronini, che è sempre pulito nelle giocate, lo sta dimostrando con la seconda paletta quando siamo al terzo periodo. È già il bonus il Meta, quindi adesso si va ai liberi, mentre chiede ancora di asciugare il pallone in Grilli. Pallone che praticamente è bagnatissimo, viene costantemente asciugato, probabilmente proprio la forte umidità di cui parlavi tu a inizio gara. In Grilli, lui è il canestro, mentre sono pronti Perez, Manarelli e Varga a saltare per il Metaformia. Mentre fa 47 per l'Alfa Omega. Seconda possibilità per lui. Secondo tiro, ancora una volta a canestro, 2 su 2. Non sbaglia. Riparte la squadra di coach Gianni Di Rocco. Coronini accompagnato da Ingrilli praticamente a tutto campo, anche se il pressing è quello vero, comincia dopo la mediana. Coronini dietro per Perez, va in caponizio, in una zona ci sono solo maglie blu, allora Mannarelli cerca la tripla dentro. Questo è Mannarelli, è un giocatore che ti dimostra di saper fare bellissime cose in questa partita e poi magari ti fa pagare dazio come in precedenza. È un bel giocatore, è un giocatore da tenere sott'occhio. L'anno scorso Scavi ci avevano visto lungo se l'avevano portato in squadra. Fatto sta che deve dimostrare di essere un giocatore che si gioca il posto in rosa e si gioca un posto con questi elementi della rosa. Probabilmente in alcuni casi paga di inesperienza per la giovane età. Tanto Varga non riesce a mettere a canestro, c'è il fallo di Cardi. Pronto il cambio, entrerà il numero 8 per l'Alfa Omega, si tratta di Loggia. Lascia il posto il numero 11, Tomasoni. 1.57. Varga. Primo libero per lui, impatta troppo lento. Il tiro non raggiunge il canestro, scalda la mano. Intanto Coronini e Di Rocco si concedono un mini briefing. Secondo tiro di Varga, volta più preciso nel tiro, ma c'è il fallo commesso dal numero 6 ospite De Pasquale. Quindi altri due liberi a disposizione. Si rimane lì, si rimane in zona, aumenta solo la possibilità di mettere dentro un altro tiro, visto che non è ancora il bonus l'Alfa, ma si alzerà fra poco la paletta. Varga, tiro
solo Ferro questa volta. De Pasquale si prende un ottimo rimbalzo, può ripartire lui, saluta Porfido per vie centrali, taglia in due la difesa e se la segnava. Era un bellissimo canestro perché praticamente aveva smarcato tutti i cinque effettivi della squadra ospite. Intanto cade a terra Cardi, nulla da segnalare. Porfido mentre è pronto a rientrare Giorgio Di Rocco. Varga cerca dalla lunga distanza, dentro il pallone per il giocatore d'oltre confine che mette dentro altri due punti, 60-48 più 12 di gap. È ritornato il meta che dicevamo, riallunga nuovamente il metaforma, tanto passi e non credo sia un caso, sempre nei minuti finali di ogni quarto il meta si riaccende, probabilmente gestiscono le energie nella fase centrale di ogni quarto, subiscono un po' le giocate dei ragazzi di Alfa Omega. Tanto fuori Perez, dentro Di Rocco e qui si abbassa di tanto il quintetto perché praticamente credo che sia Porfido a fare da pivot adesso. Prende lui in consegna il numero 8 Loggia. Tanto il pallone che impatta per De Pasquale. Adesso comincia a pagare un po' l'offuscamento. Credo che non sia mai uscito Francesco. Di Pietro? Il numero 13 Di Pietro, sì. Sì, l'abbiamo detto, Di Pietro, Loggia e De Pasquale sono i giocatori con più minutaggio dell'Alfa Omega. Di Pietro sicuramente è quello che ha giocato di più, credo in effetti non sia mai stato sostituito. Tanto bello questo anticipo, legge bene il giocatore Ingrilli, ancora per Di Pietro, subisce fallo, spende su di lui il fallo Giorgio Di Rocco. Mentre praticamente Coronini ha... realizzerà la sindone su quell'asciugamano perché sta perdendo veramente tantissimo, sta soffrendo il caldo e l'afa. 49 secondi, 60-49, vediamo se arrotonda la squadra ospite. Primo tiro che si insacca, burgano anche i romani il muro dei 50, seconda possibilità per il numero 13, realizza il 2 su 2, 60-51, si è ridotto di tanto il gap adesso. Sarà sicuramente un ultimo periodo giocato all'arma bianca per l'Alfa Omega che dovrà sicuramente recuperare questi punti al momento. Intanto Porfido qui smanaccia, forse un fallo su di lui. Diciamo un Alfa Omega che deve recuperare in punteggio, ma ovviamente non è ancora finito questo video, ci sono ancora 29 secondi, quindi almeno due azioni. Ripeto, prova a prendersi la rincorsa. Cardi potrebbe quasi tirare, preferisce penetrare. Non realizza, Loggia, il rimbalzo è per lui, poi Mannarelli, ottimo il suo rimbalzo, Franata da Loggia, nulla da segnalare, Di Rocco, passaggio proprio per Mannarelli, bisogna tirare, 9 secondi, Coronini va da solo, mette dentro, 62-51, e qui butta via il pallone l'Alfa Omega, fatto sta che il pallone non entra, 62-51 e ci apprestiamo a vivere l'ultimo periodo. Ci apprestiamo a vivere l'ultimo periodo. L'Alfa Omega che si giocherà tutto per tutto questi ultimi 10 minuti. 62-51. Riparte il pallone. Sicuramente 62-51 lascia un ottimo margine per le due squadre. Basti pensare che si era partito sul 44-30, quindi ne ha messi dentro 21 la squadra ospite, mentre ne ha messi dentro solo 18 Metaforme nell'ultimo periodo. Quindi ha pacato un po' d'azio la squadra di coach Gianni Di Rocco nel terzo frangente. Intanto Larga si gira, butta via un pallone in questo caso. Può ripartire l'Alfa che con Cardi sta spendendo tutto. Pallone sotto, c'è il fallo da parte di Giorgio Di Rocco ai danni di Loggia. Cristian Loggia, due liberi a disposizione per lui visto che era lì pronto a correggere il numero 8 ospite. Loggia, primo tiro libero dentro il pallone, seconda possibilità per lui. Mannarelli, Porfido, Varga, Di Rocco e Coronini, questi giocatori messi in campo da coach Gianni Di Rocco. Questo inizio di ultimo periodo, mentre praticamente Manzo credo che non sia più arruolabile per la squadra dell'Alfa Omega.
Coronini, c'è lo sfondo di Coronini, no, sfondo di Varga, e qui subito arriva il cambio, dentro Perez, fuori Varga. Quarto fallo per il giocatore Canotta numero 11 di coach Di Rocco. Pallone che sarà allora pronto per ripartire per l'Alfa Omega. 9-0-8. Gioca la squadra in maglia nera. Cardi torna indietro. Il tiro di De Pasquale, nulla da fare. E qui c'è il fallo questa volta. I danni proprio di Perez. Si tratta del numero 8 Loggia. Vediamo che paletta si alza per lui. Terzo fallo personale per Loggia. Giocatore che ha speso tanto. Terzo fallo per lui, è comunque sintomo di una partita ben giocata. Coronini porta passeggio. Soprattutto che ha giocato quasi tre quarti interi. Infatti, molto pulito le sue operazioni. Intanto Manarelli si perde il pallone, ma c'è fallo su di lui. Quindi rimessa, mentre Coronini cerca di asciugarsi ovunque ormai. Pallone proprio per lui. Perez, lo spagnolo, allarga per Manarelli. Perez che ha sofferto di un infortunio proprio durante l'estate. Stampelle per lui, si è subito ripreso però il giocatore. La giocata di Coronini, altri due punti per lui. Tanto pallone quasi allontanato da Omega. In questo frangente qui scivola De Pasquale. Il gancio è qui, bravissimo a metterla dentro Di Pietro. Esperienza in questo caso che paga per Di Pietro, che ha messo dentro un gancio improbabilissimo, ma l'ha messo dentro. Non era facile, improbabile, bene detto Giuseppe, però ci è riuscito. Coronini è pronto ad entrare in orbene. Intanto si gira bene Coronini, classe d'esperienza in questo caso per lui. Si carica Coronini perché prende due punti, più fallo, no? Prende il fallo, quindi la possibilità di andare a fare un altro punto aggiuntivo quando mancano 7.50. Fuori Giorgio Di Rocco, dentro di nuovo Norbedo. Una volta per Di Rocco una partita di sacrificio, vogliamo dire così, lavoro scuro, non tantissimi punti messi a segno dal numero 0, ma comunque tanto lavoro a sostegno della squadra. Coronini, tiro libero per lui, nulla da fare. Torna Manarelli sul pallone, può prendersi lui la sfera, può ripartire allora Formia. Sfera lasciata lì sul posto per Coronini, che chiama lo schema. Sarà Manarelli a giocarla. Maria da Manforte e Norbedo, il pallone per Coronini. Tutto chiuso, perde la sfera e allora riparte Cardi, che mette dentro. Qui si arrabbia ancora di più coach Di Rocco, perché i suoi hanno buttato via un'azione d'attacco. Buona ripartenza, ottima giocata da parte di Cardi, che ha segnato due punti importanti. E il pallone che torna di nuovo all'Alfa Omega, con un libero a disposizione in questo caso, quindi un meta che paga carissimo un errore dall'altra parte del campo. Intanto viene richiamato il tavolo. 7.33 da giocare, 66-57, quindi sono 9 punti di differenza tra le due formazioni. È 62-52, vuol dire che ne ha messi dentro 4 questi 3 minuti la squadra di casa. Il giocatore che ha segnato più punti per l'Alfa Omega, fino adesso molto influente per il suo team. Intanto sotto di 8 lunghezza, calma e gesso, si potrebbe dire così. Tanto Manarelli, bello il passaggio verso Porfido, poi si fa in stile libero mezzo campo. Qui forse c'è fallo su Coronini. Cardi praticamente lo francobolla un po' al limite, l'arbitro strapuzza gli occhi, come a dire ho lasciato correre a tutte e due, ve l'ho concessa in questo caso.
stata abbastanza eloquente l'immagine del direttore di gara che ha allargato gli occhi, come a dire ve l'ho concesso a tutte e due, ci sta, però non deve cedere il passo Coronini, soprattutto lui che è un giocatore d'esperienza, in quel caso certo. È molto al limite la sua giocata. Tanto tre tiri liberi per Mannarelli, che ha la possibilità di prendersi questa tripla a intermittenza, potremmo dire così. Va asciugato ancora il parquet, la Mannarelli ne approfitta anche lui per asciugarsi sette camicie, potremmo dire così, quelle sudate da Coronini e compagni. Si asciuga costantemente, sta patendo sicuramente il caldo a causa dell'umidità. Mannarelli allora 7-13, non è così scarico il cronometro, anzi 7-13, c'è ancora una bella partita da giocare. Primo tiro di Mannarelli, dentro il pallone per lui, mette dentro il 67. Partita che avevamo detto virtualmente poteva girarsi intorno ai 70-75 punti, forse ci hanno un po' smentito, hanno un po' accelerato le due squadre, ma prevedo un massimo di 75-80 punti per chiudere la gara per il Meta. Eh sì, il Meta può arrivarci, l'Alfa. E l'Alfa può solo stupirci adesso, perché in 7 minuti può succedere di tutto. Deve recuperare 11 punti dopo 3 tiri liberi. Se la guardiamo da esterne con tanta calma, l'Alfa al momento ha una situazione psicologica meglio di quella del Meta, perché sta giocando. Non ha nulla da perdere, in effetti. Sta giocando senza alcun pensiero, senza alcuna remora. E poi c'è questo giocatore Di Pietro che è uno di quegli elementi che qualsiasi coach vorrebbe avere. Intanto ancora un tiro da tre, vedi la pressione psicologica in questo caso. Il giocatore dell'Alfa mette dentro la tripla di Ingrid Lee, tra l'altro 69-61, praticamente siamo di nuovo lì, 8 punti di distacco. È l'iniziativa positiva di Ingrid Lee, ha segnato quasi 20 punti. La giocata del coach sardo che ha messo Cardi su Coronini. È tanta esperienza da parte del coach, perché Cardi sta vendendo caro la pelle e sta rendendo difficile la partita proprio a Coronini. Tanto la giocata da Ingrid Lee, uno dei più tonici dei suoi, da Cardi che quando attacca, tanto c'è lo sfondo conquistato da Mannarelli, buona la sua prova. 6-13 da giocare, 72-61. Controllavo i punti Giuseppe, ben 19 messi a segno da Ingrid Lee, assieme a Di Pietro, sicuramente uno dei più positivi dell'Alfa Omega. Tanto riparte il cronometro, Norbedo rifila forse una gomitata, qui Di Pietro va a dire qualcosa a muso nudo a Norbedo, tra Di Pietro e Norbedo, blocca tutto. Di Pietro, Giuseppe. È un po' nervoso, ma ci sta. Ci deve subito una gomitata. Un giocatore che ha speso tanto. Allora, qui con esperienza i due coach, uno dei due chiama il time out, mentre è al quarto fallo il giocatore dell'Alfa Omega. Attenzione, perché al quinto si va fuori. No, è terzo fallo, a correggere Sardo. Non ho le statistiche dei falli davanti, ma a 5.58 da giocare ci sta. Che Di Pietro si arrabbia per una gomitata fa parte del gioco, perché non è la prima, non è l'ultima nel basket. Un gioco del genere, le gomitate sono praticamente all'ordine del giorno. Sicuramente, ma ovviamente anche a causa della stanchezza, l'energia che ha speso durante questo match. Fermo restando che ha fatto una grandissima prova, l'ho già detto, è un giocatore che se io fossi un coach lo metterei immediatamente in squadra, nella mia squadra, perché mi permette giustamente di giocare in alcuni casi con l'undicesimo uomo, perché non si stanca mai, non si esaurisce mai, offre più possibilità in campo, è stato ottimo sia in fase di costruzione che di finalizzazione. Lo vediamo ancora nervoso, però ci può stare, l'abbiamo detto. Pallone al lato, si ricomincia dopo questo time out, pallone che sarà per l'Alfa Omega. Riparte adesso la sfera, Norbedo che marca Ingrid Lee. Ingrid Lee riesce a penetrare un po' da solo in questo caso,
perde per un attimo il pallone, però il giro palla torna da Di Pietro, che prova allora a stanare in meta. Coronini sfrutta bene il blocco, Perez rimane ancora lì il pallone, Di Pietro si incaponisce, riesce a tirare ma non trova però la retina. Buona la sua prestazione, in questa azione Norbedo, c'è Cardi che marca Perez, ora Perez non raggiunge il pallone, lo tiene giocabile però Norbedo per Portilo, cerca la bomba, non va il pallone per un attimo, ci tiene sembrava sospesi, essere entrato, sì. Bello qui De Pasquale, un tocco da parte di Porfido con il piede, da Di Pietro a giocarla, subito riparte il pallone, 72-61, De Pasquale va a tirare, trova il fallo, mani alzate per Edu Perez, lo spagnolo però colto in flagrante, in questo caso nulla da fare per lui, avrà due tiri liberi il giocatore dell'Alfa Omega. Alfa Omega che ha dovuto rinunciare a Manzo praticamente dal secondo periodo, però che ha fatto giocare tutti i suoi giocatori tranne Ramai, Ramai che sì, non è mai entrato in campo. Dall'altra parte invece sono tanti giocatori fermi in box, non è entrato Massaro, non è entrato Pablo Rodriguez, non è entrato il giocatore, l'altro giocatore, quello del frutto del vivaio, ma Giacomo, altro elemento cresciuto in questo meta, made in meta potremmo dire così. Mannarelli è indietro appoggiato su Coronini, però Coronini deve svitare questo pallone, riesce comunque a sciogliere la trama. Norbedo cerca la tripla, non la fare. Tanto Francesco, vorrei sottolineare il lavoro oscuro fatto da Cardi, perché veramente si sta spendendo tantissimo, sta limitando Coronini in effetti, Coronini e Perez in alcuni casi, quindi spesso e volentieri perde la possibilità di giocata, perde la possibilità di ripartenza, ma ovviamente spende tantissimo in marcatura. Stai sugli avversari. Un lavoro che forse non si vede bene agli occhi del pubblico, però un lavoro importante sicuramente. Spezza è la costruzione da parte dei ragazzi del Metaforno. Sicuramente i ragazzi dell'Alfa Omega, abbiamo detto, anche per la possibilità di sostituire pochi giocatori, la rosa e il roster corto, l'infortunio di Manzo, probabilmente questo a livello di gestione di energie potrebbe aver influito negativamente. Però qui ti devo un attimo correggere, perché in realtà se noi leggiamo tra le righe, il roster più corto in questo frangente l'ha avuto il Formia. A causa degli infortuni? No, nessun infortunio, in realtà è che c'è Rodriguez che non è entrato, ma Giacomo che non è entrato e Massaro che non è entrato, sono tre giocatori fermi che hanno minutaggio zero, mentre dall'altra parte ci sono solo Ramai che non è mai entrato, tutti gli altri hanno sempre toccato campo, adesso non li ho contati, ma credo, certo, che siano, abbiamo un roster più lungo per il Metaforme, però ci sono tre giocatori, ha influito, non era negli schemi dell'allenatore, del coach sardo, l'infortunio di Manzo, quindi anche questo a livello di organizzazione della gara può aver influito sicuramente. Poi sta di fatto che comunque hanno giocato veramente bene in diverse fasi di gioco i ragazzi dell'Alfa Omega, però credo che l'assenza in questa parte della gara di Manzo può aver influito negativamente. Tanto quasi vicino al bonus le due formazioni, riparte il pallone per Mannarelli, Coronini porta lui a passare la sfera, lo affianca Norbedo, hai preso di nuovo con Di Pietro, per cui c'è stato un po' di astio, intanto fermato in attacco da fallo. Continuiamo a vedere un Cardi francobollato praticamente a Coronini, lo segue in ogni zona di campo. Secondo me imboccheranno gli spogliatoi insieme a un certo punto. 4-24, 72-62, mette in gestione in questo frangente. Infatti avevo predetto un punteggio intorno ai 75-80, sembrano le due squadre voler accontentarsi di questa mia previsione. Di Pietro intanto riesce a liberarsi bene, va in pressione, mette dentro questo pallone. 72-64, qui pressing altissimo per l'Alfa Omega che vuole recuperare qualsiasi pallone. Si gira bene Mandrelli, scappa via, sotto per Perez, attende l'attimo giusto, non appoggia per dentro Perez,
qui si mangia un bel canestro, si mangia buon Perez, tanto De Pasquale conserva il pallone, lo assegna Di Pietro alle prese con Norbedo, scappa via Di Pasquale, la tripla per lui, sale a 67 la squadra ospite con il 72 del meta, 3.33, pronta a rientrare Meschino, catechizzato da coach Di Rocco, quasi un coach in campo Meschino. Intanto Perez appoggia dentro, ferma un po' l'emorragia di punti di parte, certo 7 non sono pochi in questa parte, sono neanche tanti. C'è il fallo su Di Pietro da parte di Mannarelli a 3.09. Mi stupisce Giuseppe la costanza che ha Di Pietro nel giocare. Tanto fuori Mannarelli, dentro Meschino. Buona comunque la partita del numero 14 Formiano. Mentre il pallone ce l'ha quel signore lì che merita un bel lotto in pagella Di Pietro. Sembra avere una riserva infinita di energie, in effetti, per quello che ha dimostrato oggi. 74-68, la possibilità di scendere ancora nel gap. 84-69, 3.08 da giocare. Norbedo prova a scappare via, ancora una gomitata. Ma secondo me in quel frangente ce l'ha proprio il giocatore quel movimento, probabilmente. Tanto Norbedo subisce fallo, è andato un po' rabbioso Di Pietro in quel frangente su Norbedo, protesta ancora con l'arbitro, dice di aver subito la seconda gomitata del match da parte di Norbedo. Probabilmente, come hai detto tu, è un movimento costante di Norbedo nel giocare il pallone, quindi non sicuramente intenzionale, anche perché sono due azioni fotocopia, quindi o di Norbedo ha la cosiddetta cazzimma tra parentesi di fare sempre di fare sempre quel movimento, e ovviamente è un movimento naturale che magari va a punire Di Pietro, forse anche per le conformità fisiche dei due giocatori. 75-69, Norbedo riesce ad arrotondare. 76-69, si parte il cronometro per l'Alfa Omega che vuole tenere ancora accesa la gara. Di Pietro, tanto cuore, va a tirare, nulla a fare, il pallone per lui. Perez si prende il pallone, frana a terra, non c'è fallo su di lui. Poi il pallone che torna a Norbedo, lo attende Di Pietro. L'arbitro blocca tutto, ha visto un fallo. Credo ai danni di Perez che adesso paga un po' la caduta. È claudicante lì. Credo che ci saranno due liberi, però non ho capito il fallo da parte di chi è stato. 76-69, 2.32. Allora, il fallo è per Norbedo, quindi credo che sia subito in area, sì, da parte di Pietro a questo punto il fallo, mentre coach Sardo è quasi in punizione sulla propria panchina, la vedete lì sul fondo dello schermo, quello del nostro cameraman. Tanto Norbedo non riesce a mettere a segno questo pallone, seconda possibilità per lui, riesce a fare questa volta il secondo pallone dentro. Riparte De Pasquale, non è lontanissimo la Fomega, ovviamente deve rientrare in panchina, in partita lo deve fare adesso. Arriva il tiro da 3, Ferro, rimbalzo, premio Norbedo. Passaggio a cercare Meschino, adesso ci sarà un po' la caccia all'uomo da parte della Fomega che vuole evitare di scaricare il cronometro, come in questo caso sta facendo Coronini, raffreddando un po' il pallone lontano da Cardi. C'è il blocco, pallone intercettato, bello questo rangente in grilli che può direttamente andare a puntare, sbaglia. Questa è la notizia, sotto per Perez, qui Perez in salotto mette dentro due punti. E questo è un canestro pesante subito dall'Alfa Omega, perché quando ti stai giocando il tutto per tutto, adesso arriva il fallo più canestro,
da parte di Perez. Quando ti stai giocando in tutto e per tutto arriva un canestro del genere con il giocatore che salta tranquillamente dalla poltrona. In questa fase di gioco sicuramente è fondamentale, può pesare sicuramente. Allora, adesso è fondamentale per la Fomega mettere dentro, certo, il pallone in questo libero e soprattutto prendersi il pallone prima possibile, quindi sicuramente vedremo un bel po' di falli dalla parte della formazione romana, perché soprattutto i propri giocatori sono bassi a quota falli. E adesso i gialloneri vogliono prendersi il pallone prima possibile, anche perché il meta ha solo scopo quello di raffreddare il pallone e far passare i secondi. Tanto si raffreddano i giocatori per via dell'asciugatura del campo. L'abbiamo quasi mai visto in fase di conclusione Cardi, invece in questo caso segna due punti ed anche il tiro libero. D'altronde la coperta è quella, se marchi non puoi tirare. Invece in questo frangente Cardi magari si è un po' disimpegnato, sta difendendo di meno l'Alfa Omega perché bisogna attaccare di più. Tanto va dentro il pallone. Abituato in questa partita l'Alfa Omega a fasi di gioco in cui ha segnato 6-8 punti rapidamente. Tanto c'è il fallo e credo che sia il quinto fallo, infatti è così, quinto fallo per Cardi che va fuori, ed era proprio Cardi che fermava il solito Coronini, questa però, volta però ne paga le spese, alla lunga la paghi perché arrivi al quinto fallo e quindi vai fuori. Si arrabbia Coach Sardo, va a chiedere spiegazioni, è entrato Zappalà nel frattempo. Coronini 79-72 per allontanare l'Alfa Omega questi ultimi 86 secondi che mancano, ma riesce però l'esperto numero 8, seconda possibilità per lui, dopodiché si riparte dentro per lui, a rotonda 80 di parte l'Alfa Omega. Ingrilli diversa subito dall'altra parte la squadra romana, Ingrilli va in solitaria, va a appoggiare, non va a fare rimbalzo degli ospiti, poi Zappalà, terzo tempo un po' improbabile, parte un po' goffo in alcuni frangenti questo terzo tempo di Zappalà, commette sfondamento. Era partito lì dove non c'era spazio e ha trovato praticamente solo un muro davanti, commettendo addirittura fallo. Un po' goffo un Grilli in questo caso. No, Zappalà, si trattava del numero 0. Poteva provare anche la tripla, non so se forse ce l'ha nelle corde, però. Tanto Coronini ne approfitta una volta per asciugarsi. Dobbiamo consigliare una mini doccia nell'angolo, sì. Così può, con accappatoio annesso. Sta pagando comunque tantissimo Coronini dal punto di vista delle energie spese. Comunque la soglia di punti è quella che avevi predetto, Giuseppe, in effetti siamo intorno a quelle cifre lì, 80-72. 1 minuto e 13. Porfido può rimettere in gioco il pallone, lo fa proprio su Coronini, riparte in mezzo a due uomini, sguscia via, tiene con sé il pallone da dentro la sfera, poi il passaggio a cercare Meschino, c'è la caccia all'uomo, Porfido, ancora Norbedo, nasconde il pallone Norbedo e c'è il fallo da parte di Di Pietro. Bucato il minuto, pronto il cambio. In questo quarto è stata una lotta costante tra Di Pietro e Norbedo. Sì, i due si sono accompagnati per praticamente tutta la gara. Fuori Perez, dentro Di Rocco. Abbassa il quintetto in questo caso, coach Di Rocco, ma aumenta con un giocatore un play.
portatore di palla, quindi avendo più soluzioni in questo caso per smistare il pallone. Norbedo impatta a ferro, chiamato il time out intanto la panchina dell'Alfa Omega. Seconda possibilità ancora per Norbedo. Si prende il tempo che vuole Norbedo, non lo fa bene però perché si prende solo ferro in questo frangente. Ah, è stato chiamato un tecnico al coach sardo. Quindi 80-72, pallone che sarà a lato. Time out. 80-72, hai meno di un minuto. 8 punti. Cioè, ipotesi, almeno due triple, direi. Ipotesi, io addirittura ho visto fare canestri da 4 in una partita perché il tiro da fuori, segni il tiro da 3, prendi il fallo, hai un tiro aggiuntivo, quindi ipotetico tiro da 4. Certo. Fu un canestro epico, veramente epico e stupendo, che mandò l'overtime le due squadre, quindi ancora, ancora più bello. Però virtualmente l'Alfa Omega dovrebbe fare delle azioni del genere. Certo. E metterlo da giù. Mancano no, di minuto, in effetti deve sfruttare al massimo le potenzialità di queste ultime azioni. Allora, non c'è stato il tecnico, era time out, avevamo visto male noi, e il pallone va al lato perché l'Alfa Omega così riparte direttamente dalla zona di competenza della metà campo del Metaformia. Si riparte proprio con Di Pietro fuori per Ingrilli, che subito va al tiro, trova solo ferro. In questo tipo di azioni rischi di pagare il dazio, come in questo caso Coronini che porta a girare palla, c'è Di Rocco lì sotto, non visto probabilmente dai compagni. Norbedo porta a passeggio la sfera, 39 secondi, ancora presto per gli applausi. Stanno scaricando il cronometro, ma credo che dopo questa azione partiranno gli applausi, anche perché è finita. 82-72, più 10, c'è un problema nel giocatore dell'Alfa Omega, si tratta di Zappalà, ha preso una gomitata credo in testa, lo va a soccorrere Meschino, una bella botta per lui, deve arrivare addirittura il medico. Medico che quest'anno è cambiato per il Metaformia, non è più il dottor Lamura, è diventato il dottor Tanzi. Quanto può aver pesato secondo te, Giuseppe, l'assenza per gran parte del match di Manzo? Non lo so, francamente non lo so. Sai perché, Francesco? Te lo spiego francamente. Manzo stava dando tantissimo al gioco dell'Alfa Omega, ma nello stesso tempo, come già l'ho spiegato prima, gli altri compagni forse si adagiavano sulle giocate del numero 14 e non stavano uscendo, perché i vari Cardi, i vari anche Zappalà, Di Pietro, sì, anche Zappalà, ma un po' meno, li abbiamo visti soprattutto nel momento in cui è uscito Manzo per infortunio. Cardi secondo me ha giocato una bellissima partita, un'ottima partita. Forse a livello di gestione di energie, forse sì, hanno pagato. Gestione di energia assolutamente, anche perché Manzo comunque faceva quel lavoro che adesso è stato costretto a fare Ingrilli, che ovviamente ha trovato un bel po' di canestri giocando in quella posizione. Forse nel momento in cui c'era Manzo era sacrificato giocando da guardia o giocando da esterno, tanto c'è un fallo adesso. Se e ma non portano da nessuna parte, sta di fatto che sicuramente la partita ha perso un protagonista importantissimo, mentre tanto Zappalà si è sdraiato a terra, problemi per lui alla testa, speriamo che non sia nulla di grave, anche perché la partita è virtualmente finita. L'ha sostituito Tomassone, che ha giocato pochissimo. Tanto va dentro questo pallone, sale a 74 la squadra ospite. Coronini, passaggio verso Porfiro, poi Norbedo, c'era libero Meschino, preferisce tenerla, poi Coronini va al tiro, Porfiro sul finale, solo ferro, nulla da fare, non va a segno il pallone per la squadra di casa, che comunque vince, termina 82-75 per un Meta che vince anche la seconda gara di campionato, sale a 4 punti.
un meta tonico, un meta che veramente è in palla e che soprattutto ha ripreso un ottimo cammino in forma campionato, subito rispondendo presente Francesco. È partito bene con due vittorie, settimana prossima l'aspetta la Fortitudo Roma, quindi un test match importante. Fortitudo Roma che è un settore giovanile della Stella Azzurra, quindi incontrerà giocatori che in alcuni casi vanno a giocarsi campionati di alto livello giovanile, che soprattutto giocano le Champions League dei campionati giovanili, quindi non una formazione a caso e non un avversario da prendere sotto gamba. Complimenti comunque ad Alfa Omega, io ti ringrazio Francesco per essere stato con noi. Grazie e un saluto a tutti i telespettatori. Ringrazio Cristian Aurilio, in linea che va sul parquet per le interviste. Siamo con Di Rocco e Meschino. Seconda vittoria consecutiva per il Metaformia, convincente direi. Impressioni sul match? Allora, è iniziato bene il match, come l'avevamo preparato. Soltanto poi al terzo quarto siamo un po' calati di intensità e loro hanno incrementato i giri. Sono stati bravi negli uno contro uno loro e sono stati quelli che li ha fatti rimanere in gara. Noi potevamo gestirla meglio, però siamo stati bravi a rimanere avanti e questo poi ci ha premiato nel punteggio finale. Quali sono gli obiettivi principali del Metaformia per questa stagione? Vabbè, l'obiettivo principe è quello di fare il meglio possibile, quindi cercare di arrivare alla fine del campionato nelle parti alte della classifica, poi alla fine del campionato chi ci arriva meglio insomma è destinato ad andare avanti, quindi l'obiettivo è arrivare lì, poi si vedrà. Settimana prossima sarete in esterna con la Fortitudo Roma, come lavorerete in settimana per questa trasferta? Beh, sicuramente è una trasferta difficile, è una delle squadre candidate, almeno nei pronostici. Penso prima di tutto dobbiamo cercare di migliorare ciò che è andato male questa settimana e poi vedremo magari più in là qualche loro azione, qualche loro movimento, i loro punti cardini, e sabato cercheremo di togliergli questi punti di riferimento e giocare sui nostri punti di forza. Meschino, sappiamo che sarai impegnato con il settore giovanile di questa società, come siete organizzati, quali sono i progetti per questa stagione? Sì, io svolgerò il duplice ruolo, quindi sarò impegnato anche come responsabile tecnico nel settore giovanile e siamo in una fase di riformazione, insomma, stiamo rivedendo i gruppi, stiamo cercando di entrare nelle scuole per incrementare i numeri e i ragazzi nel nostro settore giovanile e l'obiettivo è quello di crescere partendo dai più piccolini e cercare insomma di fare il meglio possibile. Ovviamente questo è un progetto un po' a più lungo termine, non si può pensare di incrementare bambini e entusiasmo in un anno soltanto, ma piano piano insomma due o tre anni, cioè, l'obiettivo è quello di cercare di fare il meglio possibile insomma e attirare più bambini in questa palestra che possiamo. Noi te l'auguriamo e ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Crepi, grazie. Siamo qui con coach Di Rocco, seconda stagionale, un'altra vittoria, direi partenza positiva per i ragazzi del Metaformia. Impressioni su questo match? Beh, io sono abbastanza soddisfatto perché abbiamo trovato la chiave di una partita che non era una passeggiata di salute prima che la si giocasse. È stata una partita aspra, ruvida, al di là di qualsiasi valutazione di roster o di previsioni. E pertanto sono soddisfatto perché i miei hanno lottato, si sono fatti valere, hanno mantenuto sempre il controllo delle operazioni, abbiamo condotto noi la partita per 40 minuti, loro non hanno mai messo il muso avanti e poi devo dire che questo è stato fatto anche senza il capitano Pablo Rodriguez, che oggi era assente, infortunato, e quindi avevo una rotazione in meno, quindi direi partita positiva. Secondo lei quali sono state le difficoltà principali invece di questa partita che hanno dovuto affrontare i vostri ragazzi? Beh, la diversa struttura fisica nostra rispetto all'Alfa Omega a Ostia, una squadra fatta con poco fisico, con atleti rispetto a noi con meno chili addosso, senza giocatori interni di ruolo. È chiaro che ci ha messo in difficoltà, non ci ha dato punti di riferimento, quindi noi soprattutto su questo abbiamo avuto qualche problema. E fino a metà partita lo avevamo risolto meglio, poi nel terzo quarto abbiamo fatto qualche giocata difensiva
non proprio corretta, e lì loro hanno preso un po' più di coraggio e si sono riavvicinati fino a meno 7, meno 6. Ma direi che, fatta eccezione di queste giocate difensive dove siamo stati un attimo imprecisi, poi direi che, come ho già detto prima, abbiamo tenuto comunque la testa sul collo e le mani sul volante, quindi io sono contento, siamo all'inizio della stagione, siamo a 4 punti, siamo primi in classifica stasera e direi che possiamo veramente mantenere un grado di soddisfazione assoluto su questo inizio di campionato, fermo restando che dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare e migliorare su tanti aspetti. Quali sono gli obiettivi principali delle Metaformia per questa stagione? Ma noi abbiamo detto che vogliamo entrare nei play-off e quindi entrare fra le prime 8. Non ha importanza come ci entreremo, da primi o da ottavi, ma l'importante è entrarci. Poi ad aprile, una volta entrato nei play-off, valuteremo il da farsi, nel senso che ci vorremo giocare tutte le nostre chance poi in quel mese di grande pressione e grande competizione. Cioè vogliamo arrivare preparati a essere competitivi alla fase finale. Noi le facciamo un grosso in bocca al lupo e la ringraziamo per la disponibilità. Grazie, grazie, buon lavoro.